Ragazzi, siamo arrivati alla fine del programma, quasi, perché manca ancora una rubrica, l'appello in questo programma che vedete, ascoltate, scaricate, YouTube, quello che volete, Radio Linea numero 1 il sabato e la domenica. Intanto, i saluti da parte di Andrea Medri, che non è più qui con noi. Sono... quello che sono un ologramma. Quello che vedete è l'ologramma di Andrea, lui è a casa da un po'. Sì. Siete in bianco e nero tutti e due, comunque. Siamo in bianco e nero. Però la sua camicia è inimitabile. I saluti. Poi Camillas, ecco. Ciao amici, Ruben, Zago, piacere, davvero. Winnie Panzieri. Ma adesso e poi il master of ceremonies, Michele Panzieri. Quello lì, ma adesso la quizzeria. Ulla. Oh, anche oggi ricchi premi e anche oggi potrete rispondere alle seguenti domande. Prego. Il premio non l'abbiamo detto? Da alla fine. Scusate, me l'ho distratto come stesso. 335-721-31, state pronti, dita vai, sul pulsante, vai. Signore e signori, vai. La quizzeria. Vai. Cominciamo subito con la primissima domanda. Sì. Quando ancora non esistevano i frullati. Sì. Come veniva chiamata questo tipo di alimentazione? Sì. Supposta. Sì. Non è vero. B. Nocciolina. No. C. Alce. Certo. Poi. È difficile questa. Seconda domanda. Chi è l'autore dello scioglilingua? Chi perde la pazienza trova un tesoro troppo pesante. E anche di quest'altro meno famoso. L'ampliamento delle proprie determinazioni corre felice nei terreni aridi delle tue incertezze. Certo. Mai sentito. Io ho sempre detto. Complesso. A. Pino, il maialino. Sì. B. Il dottor Afa. Sì. C. Sudicio, il bidello. Sì. Scegliete una delle tre per la seconda domanda, ma ne manca una. Vai. Terza e ultima domanda della quizzeria. Sì. Chi o cosa determina la risposta a questa domanda? Sì. A. La vongola chiusa. Sì. B. Sì. La slogatura del palmo. Sì. C. Il finto mago Ao. Sì, rispondete, me siamo subito ad un livello di, a queste tre domande di complessità. Devono rispondere però esattamente a tutte e tre le domande. Voi sapete che nel corso degli ultimi due mesi abbiamo regalato di tutto, ma dei premi incredibili, 51% della Apple. Sì. Poi Clint abbiamo Eastwood. Regalato Clint Eastwood, lui è proprio in persona. Poi il tratto autostradale Senigalli-Ancona. Il tratto è stato, non è più di proprietà di Autostrade per l'Italia. Autostrade, no, ma l'ha vinto un ascoltatore di Radiolinea numero uno. Se oggi rispondete esattamente a tutte e tre le domande al 335-721-31, vincete il Quirinale. È vostro. E poi bisogna fare pagare l'affitto a Mattarella. No, puoi mandare. Quando è tuo? Chiamate. Devi dare il preavviso, però. Mandi un preavviso, ma tutti fuori dai coglioni. Devi vincerlo, però. Quindi scrivere, rispondere. Attenzione, siamo arrivati alla fine. Non c'è modo di fare. La prossima sarà per la prossima. Ma sempre così, però. E stacca. Avevo fatto l'occhialino. Ragazzi, buon noi weekend. Esatto, davi gli aiuti. Come quando a carte chiami il re. Cerchiamo sempre di farle più facili anche. Noi torniamo la prossima settimana. Grazie a tutti. Sono arrabbiato. Cosa c'è? Mi sono arrabbiato. Andrea. Sembra una statua. Va tutto bene, Andrea. Zago, Ruben, Winnie, Michele, ciao. Andrea. Ciao, buon weekend. Ciao a tutti, buon weekend. Non sono più arrabbiato. Ciao. Bravissimo. Non sappiamo se ci siamo la prossima settimana, però ragazzi, credetemi, è stato bellissimo. Sempre. Molto bene, ogni sabato dalle 14 alle 16 su Radio Linea numero 1 e in replica la domenica dalle 22. I Camillas, Michele Panzieri e Andrea Medri.